cosa succede. Innanzitutto, oggi voglio cambiare un po' perché voglio una bella musica da pull, quindi rimuovo l'audio del gioco e oggi voglio pullare con una host che ormai chi mi segue per After Years, per Final Fantasy 4 After Years, sa già quale sarà. E penso che il potere che sprigiona questa host possa accompagnarci fino in fondo. Quindi io direi di cominciare a creare la situazione, a creare l'hype. E cominciamo da questo banner, che è quello che non mi interessa. Quindi Free Multi, Emperor BT, Emperor LD che già possiedo, quindi metodo giapponesino e si comincia, ragazzi, si comincia. Oh, orbo dorata, peccato che non sia il banner che mi interessa. Peccato. Peccato perché poteva essere un LD, però va bene. Ditemi se l'audio della host è troppo forte. Penso di no, in realtà non dovrebbe essere troppo forte perché l'ho provata oggi, però va bene. Cioè, nel senso, dovrebbe andare bene. Ok. Uno. Ex di Lulu, non me ne frega nulla. LD di Emperor, che già c'ho, quindi va bene. Peccato. Speriamo di non Culone, essermi. culone, culone. Speriamo di non essermi bruciato Seles con questa cosa, perché sarebbe un po' ridicolo. Secondo banner. Comunque, Free Multi che per un giocatore dovrebbe essere buono. Attenzione, altra orbo dorata, mi piace. Mi piace, mi piace. Vediamo se ce ne usciamo senza utilizzare ticket. E sarebbe veramente. A parte un fuoriprogramma assurdo, perché senza ticket. Cioè, senza spendere niente sarebbe bello. Ma ci credo poco io, eh. Io ci credo pochissimo. Vediamo. Ex di Yuffie. E 35 di Yuffie. Va bene, ok, già ce l'avevo, quindi non mi interessa più di tanto. Ok. Va bene, direi che possiamo cominciare adesso con i vari ticket. Ne abbiamo 277. Buongiorno da Mombello. Quindi direi che possiamo procedere per il momento. Allora. Ovviamente potrebbero apparire dei loading strani, dei connecting strani, ma è dovuto al fatto che sono su BlueStacks e ancora, diciamo, tutti i file di gioco non sono stati caricati correttamente o comunque c'è sempre qualcosa che va sotto e quindi rifanno dei piccoli connecting, fanno dei piccoli loading, quindi non mi illudo più di tanto. Cercherò di non skippare le orb dorate, ovviamente. Magari riusciamo ad avere una bella animazione per l'LD. Siamo già a 7 ticket. Mi sta andando un po' a scatti. Non vorrei che sia qualcosa che ho in sottofondo. Vediamo qua. Togliamo qualche applicazione in più. Così facciamo accelerare. Io cerco di guardare sempre in basso a destra per vedere se c'è qualche connecting, qualche loading strano, ma anche se ci fosse, è poca roba. Più che altro il timore è che queste orb azzurre veramente possono contenere di tutto. Mi spaventerei anche a vedere se mi uscisse una BT così dall'orb azzurra che è un po'. Fa venire un po' un mini infarto. Allora, siamo a 260. A me da orba azzurra in realtà la BT non mi è mai uscita, anzi forse una sola. Forse quella di Seppo mentre cercavo Siaran mi è uscita da orba azzurra. Però tutte le altre ho avuto o l'orb, quella incazzata nera. Sì, ho avuto l'orb quella incazzata nera. Solo quella di Seppo mi è uscita da orb azzurra. Che infatti ho detto minchia. Ok, siamo già quasi a 20 ticket. E
e manco una dorata, anzi più di 20 ticket e manco una dorata. Bene, cominciamo benissimo. Spero che mi bastino sti ticket, perché questi li posso spendere anche tutti. Sinceramente non mi interessa. Non mi sono dato un limite, alla fine con Ramune facciamo altri 400. Più gli eventi che ci sono di mezzo, direi che non mi interessa se li spendo. Però mi piacerebbe magari risparmiarmene qualcuno per dopo. Anche se forse l'errore più grande è stato quello di maxare Seles prima. Ogni volta che maxo un personaggio prima di pullare, praticamente non trovo mai un cazzo. Oh, una dorata finalmente, 35 di Eiko, che non me ne frega nulla. No, no, io voglio questa host stasera, mi deve caricare questa host. Sono entrato troppo in loop con questa host. È troppo bella, non ci posso fare niente. È da ieri che tipo me la metto in loop mentre farmo, mentre faccio tutte le robe. Allora, 200 ticket, a 230 ticket facciamo il metodo giapponesino. Beh, Seles l'ho visto un po' in azione e mi sembra decente. La LD sicuramente dà il passo in più, perché senza LD Seles fa abbastanza cagare. Io l'ho maxata viola, l'ho provata oggi con board. Oh, attenzione! Orbo dorata, vediamo, magari insultandola esce. No, Eiko, bene, ok. Quindi stavo dicendo che senza LD l'ho trovata standard, molto standard, ma ovviamente ormai un personaggio arrivato a questo livello del gioco senza LD non credo possa fare granché. Sono pochi quelli che senza LD possono effettivamente dare una mano ormai. Cioè, proprio detto in maniera abbastanza... abbastanza schietta, ecco, mettiamola così. Dai, dai, su. Dai, su. Esci fuori, LD. Diciamo che la cosa più importante per me qui è non spendere gemme, perché voglio i ticket di Ramu da spendere sia per il Nacho e vediamo Aranea. Bene, armi di Seles, sì, però non questa. Magari mi dai qualcosa di un po' più... un po' più succoso. No, se finisco i ticket lascio sperdere. Se finisco questi ticket non la cerco. Mi fermo e basta. E imparo la lezione di non dover più maxare PG prima di pullare. Beh, ancora ne arriveranno di banner così, soprattutto per chi gioca da molto tempo, la maggior parte dei banner sarà così, cioè dove praticamente tu hai già tutti i personaggi e ti ritrovi a pullare solo per così, solo per un LD e non per tutto il resto. Anche perché io comunque Eiko ce l'ho maxata, Lulu ce l'ho maxata, no, questa qua non c'era forse Lulu. C'è Eiko, ce l'ho maxata, poi Seles che ce l'ho adesso maxata, quindi fatti il calcolo che per me è uno spreco a priori già buttare sti ticket. Ecco, ex di Yuffie che già c'avevo.
Oh dai, stiamo. Qualche dorata sta uscendo. Recuperiamo un po' la media di tutto quello che ho sprecato praticamente in 70 ticket, visto che siamo già a 207. Questo è anche un metodo per far vedere al global come effettivamente bisognerà gestire le risorse da qui in avanti, perché comunque vedete già quanti ticket stanno uscendo, cioè quanti ticket sto buttando, e praticamente non si vede nulla, neanche le dorate praticamente. Minchia, stavo sbagliando. Stavo premendo le multi. Mamma mia, terrore. Terrore. Mi stava scappando una multi. Che magari era un segno del destino, giusto? Io l'ho bloccato, però. Però vediamo. Lo so, magari poteva essere quella decisiva, poteva essere. Stava dicendo magari di fare una multi. Vediamo, anche se in realtà non la vorrei fare. Potrei farla a 150. 150 ticket, forse una multi la faccio, ma. Non lo so, sono abbastanza indeciso. Perché comunque una multi ritornerei a 71k. Siamo quasi a quasi 100 ticket fuori. Di Yuffi. Siamo a 180. Quasi 100 ticket fuori. Diciamo che come medie adesso 100 ticket non siamo messi male, perché comunque la media di un LD 3% con le multi. Però vedere sempre la stessa orba azzurra è una bella rottura di coglioni. Non che le grigie che restavano troll erano meglio, però. Oh, orb dorata. Dai. Sì! Bene. Benissimo. A quanto siamo? Ok, 170. Chiudiamo a 170. Questi ultimi due ticket della speranza. Ok, basta. Benissimo. Perfetto.